Una performance che viene dal lontano 1966 di Luigi Stefani, il più importante violinista e informatore, terapeuta dei rituali del tarantismo salentino, fondamentale soprattutto per il lavoro fatto a fianco al grande etnomusicologo Ernesto De Martino e nella realizzazione di un libro fondamentale per studiare il tarantismo, La terra del rimorso. Perché parliamo di Luigi Stefani e di questo personaggio forse poco conosciuto? Perché oggi nelle nostre incursioni all'interno dei festival, che ricordavo oggi uno dei temi centrali che faranno così, che cercheremo di raccontare nel corso dell'estate ad Alza Volume, andiamo a Nardò in Salento, dove proprio oggi si tiene una manifestazione per il decennale dalla morte di Luigi Stefani, una manifestazione che avrà anche una mostra. Ci facciamo però naturalmente spiegare quello che accadrà e il racconto che lega e la presentazione del personaggio Stefani da Ruggero Inchingolo, che è collegato con noi, che è stato uno dei discepoli del maestro Stefani. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi e a tutta la redazione. Allora, intanto, prima di tutto, se ci presenta il brano che abbiamo appena ascoltato, così cominciamo a introdurre il personaggio Stefani, perché naturalmente al grande pubblico forse è un nome poco noto. Sì, sì, certamente. Il brano che abbiamo appena ascoltato era una pizzica tarantata, cosiddetta indiavolata, questo è il nome che lui ha preferito dare, Luigi Stefani, quando era in vita. Naturalmente lui chiamava queste pizziche tarantate anche tarantelle neretine. Neretine deriva da Nardò, sono gli abitanti di Nardò chiamati neretini dall'antico Neretum, insomma. Comunque, in ogni caso, quello che ci tengo a precisare è che ci sarà una prima esposizione oggi degli strumenti di Stefani, dopo aver da poco costituito l'associazione al suo nome. L'idea è quella di trovare una sede fissa, comunque questo che possa ospitare questo patrimonio strumentale, cartaceo e bibliografico di grande valore storico e culturale. Che testimonia proprio la grandezza di un uomo musicista e terapeuta. Questo volevo che lei ci raccontasse. Più di ogni altro, come le stavo dicendo, ci ha permesso di capire rituali legati al tarantismo salentino. Grazie a Luigi Stefani siamo riusciti a capire, siamo entrati proprio nella cultura popolare del tarantismo. Si può dire che De Martino ha avuto come accompagnatore ufficiale il maestro Stefani, che lo ha portato proprio nelle case dei cosiddetti tarantari, insomma, ossia quelle persone che soffrivano appunto di questo malore, di questa sofferenza psicologica e sociale, poi come lo stesso De Martino è riuscito poi a svelare nel suo libro La terra del rimorso, il suo capolavoro, insomma. Ci tenevo a precisare che De Martino non è un etnomusicologo, è un etnologo, siccome lei mi diceva etnomusicologo. L'etnomusicologo invece, che faceva parte di quella spedizione, di quell'equipe multidisciplinare, era invece Diego Carpitella. Non a caso la registrazione che abbiamo appena ascoltato è stata registrata da Diego Carpitella e Roberto Leidi, che poi sarà, Roberto Leidi è il decano dell'altro grande nome dell'etnomusicologia moderna italiana, è il professore tra l'altro con cui mi sono laureato, con una tesi di laurea. Quindi ha conosciuto da vicino questi grandi personaggi. Volevo che ci raccontasse anche un pochino del profilo biografico, perché lei ha parlato dell'aspetto, diciamo, scientifico importante del lavoro fatto con De Martino e Carpitella, però vogliamo raccontare che personaggio era Stefani. Violinista, intanto suonava, era un suonatore. Professione da barbiere, comunque. Esatto, questo volevo che lei raccontasse, Stefani, perché la curiosità è un po' quella, no? Esattamente, ha svolto un'intensa attività musicale non soltanto nell'ambito della terapia del tarantismo, con la sua orchestrina composta da suonatori esperti di rituali di tarantismo, che non è facile trovarli, insomma, tra cui anche l'attore Amarzo, la grande tamburellista, insomma, ma anche è stato anche musicista per il ballo e l'intrattenimento. Lui suonava anche il mandolino, la chitarra e il contrabbasso, però la cosa straordinaria di questo personaggio è che lui ha inventato, non avendo svolto regolari studi musicali, un suo originale sistema di notazione sillabica e numerica della musica, eccezionale, diciamo, all'interno della cultura orale tradizionale. Lui è grande perché ha annotato su carta soprattutto i 29 casi di tarantismo che lui ha effettuato dal 1928 fino al 72 circa, insomma, utilizzando dapprima il mandolino e poi il violino, che ha imparato dopo grazie a una lui è stato protagonista di una terapia in Grecia mentre faceva il militare,
si è sostituito praticamente a un terapeuta lì presente che non, evidentemente non riusciva forse a risolvere esattamente il momento di crisi. È intervenuto lui e quindi è stato capace con la sua indiavolata, sempre la famosa indiavolata che poi è quella che abbiamo ascoltato prima, è riuscito appunto, come le stavo dicendo, a risolvere appunto la crisi con la crisi della persona. Vogliamo invece così rapidamente spiegarci invece cosa accadrà stasera, diciamo la mostra. Allora, sì, certo, stasera praticamente noi, dopo aver allestito questa mostra con i due violini, il primo violino e il suo secondo violino e tutti i suoi anche manoscritti, la sede del barbiere, lo scrittorio, insomma tutti gli strumenti che lui utilizzava. Anche proprio gli oggetti personali. Gli oggetti, esattamente. Ci sarà una proiezione di un film di Jérémy Basset e di René Gourado che è stato girato a Parigi in diverse occasioni, non solo all'Università 8, ma anche in altri, per dirla adesso in breve, e quindi per essere lungimiranti, se vogliamo, se posso annunciarlo, sarà proiettata questo lungometraggio che si chiama Lato Dectus, a chiusura della famosa edizione, della famosa rassegna di Jean Rouge in Francia, esattamente al Museo de l'Homme, che ha scelto proprio di chiudere con l'Atalanta di Mingozzi, che già sappiamo, e poi con Lato Dectus, che a quanto pare è un film che ha interessato molto, perché è di taglio scientifico sì, ma fa riferimenti ha dei riferimenti preziosi alla cultura popolare, soprattutto di tradizione orale, ci tengo a precisare. Sentiremo le testimonianze della figlia Giovanna, importantissime, a schermo proprio buio, tra l'altro una tecnica utilizzata dal regista, e poi sentiremo anche testimonianze, interviste che io rilascio su come vengono effettuati i riti con gli strumenti, insomma, più che altro il rapporto della musica all'interno del rituale. Insomma, perfetto, allora semplicemente se Ruggero Inchingolo ci ripete l'appuntamento, il luogo, l'orario, così possiamo annunciarlo agli ascoltatori di Radio 3. Allora, benissimo, l'appuntamento è in Piazza Salandra a Nardò, in provincia di Lecce, dalle ore 20 in poi noi siamo lì con queste testimonianze direi interessantissime, se non uniche, insomma, perché è la prima volta che esponiamo tra l'altro gli strumenti di Luigi Stefani. Ringraziamo allora molto Ruggero Inchingolo, ricordando anche che tra l'altro Nardò è un bellissimo posto, quindi non c'è soltanto la ragione musicale, culturale di questo convegno. Grazie molte e ascoltiamo proprio in chiusura un brano eseguito dallo stesso Inchingolo, che anche egli è stato un discepolo di Luigi Stefani, anche egli suona il violino.
Renzi Cantella di Inchingolo Quartet, con Ruggero Inchingolo appunto al violino, un omaggio alla tradizione popolare per una regione come il Salento, che in realtà è diventata una della California musicale italiana, è un po' per merito anche della pizzica, ma non solo, per tante ragioni musicali soprattutto, che richiamano in quella regione moltissime persone. Però era l'occasione per riportare un po' alle origini, alle tradizioni, il perché, quando si parla di notte della Taranta, da dove vengono quelle ragioni musicali, quei ricordi, e mi pare che l'incontro di questa sera sia utile a chi è appassionato per andare a Nardò e scoprire appunto un po' le ragioni da cui nasce la pizzica tarantata, tra l'altro, dicevo, un posto meraviglioso. Alza il volume, sono le 14:21, saluto a tutti voi da Felice Liperi, 335...